Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Little Colosseum. Ovviamente Xenoverse 2. E dopo gli ultimi capsule opening che trovate qui sopra nelle schede, qualora ve li siate persi, sono riuscito a creare un nuovo team che esordirà in questo episodio. O meglio, vedrete per la prima volta in questo video. Purtroppo, come avrete sicuramente visto, non siamo riusciti a trovare Vados che andava a completare tutta la strategia perfetta. Così ho dovuto un pochettino riarrangiare il mio team, mettendo all'interno Whis, chiaramente, Ciampa e anche un personaggio un po' particolare che sicuramente nessuno si aspetta, o meglio, nessuno si sarebbe mai aspettato che io togliessi Freezer dal mio team, e così è stato. Ma non vi spoilerò altro, aspettiamo il primo avversario e iniziamo. Ragazzi, non ci sto credendo. Un avversario è entrato prima dei 5 minuti. E questa è storia. Mi fa ben sperare. Ma ora state per scoprire il nuovo team. Abbiamo Vegeta, Whis, Ciampa, Goku Blue e Gohan Futuro, che purtroppo ho dovuto inserire in alternativa al Gohan Super Saiyan. Ma andiamo a giocare e vediamo come se la cava questo team. Prima di iniziare lasciate un bel pollicione all'insù, utilissimo per supportare questo video. Grazie. Strange, Mahadi Strange, 7766. Ok. Scopriamo qual è il team del nostro avversario. Il nostro è sempre questo. Cioè, sempre questo, è questo. Ah. Ok. Questo è un problema. Perché lui ha i due personaggi che odio di più. Vados e tutti gli altri. Lui vuole caricare l'indicatore supremo. Ok. Ok. Queste sono le mie abilità, caro. Adesso Vados te la apro. Come una cozza, proprio pa! Te la massacro. Forza ragazzi, andate. E se poco poco attacchiamo per primi. Guarda là, 8009. 280 mi bastano e anche avanzano. Andate, mio nuovo team, è tutto vostro. Mille attacco, della difesa, meno più 20%. Ha pompato l'attacco supremo, ma non ce l'ha al momento, quindi prego, Gohan, sei la new entry. Dimostra ai miei ragazzi quanto sei forte. Sì, sì, di cattive. Madonna. Cioè, ragazzi, gli ho tolto 1000 dopo tutti i potenziamenti. Assurdo. È assurdo. Tutto questo è assurdo. Pensaci tu, Whis. Beh. Ciampa. Bonus. Bravo. E se poco poco lo uccidiamo, siamo a cavallo. Vai, Ciampa, vai, Ciampa, vai, Ciampa. No, non ce l'ho fatta. Guarda là, guarda là. Per uno sputo. Per uno sputo si è salvato. Ciampa contro Ciampa. Roba da matti. Roba da matti. È andata così. Purtroppo il team Vados è veramente incredibile. Mi ha tolto l'indicatore. Più 3%. No, mi dispiace, non sei riuscito a caricarlo. Suka. Vediamo, vediamo.
Goku 28. Andiamo così, ragazzi. Sì, lascio scoperto un'altra volta quel lato. Posso stare abbastanza tranquillo. Però dobbiamo attaccare per primi. Solo che lui c'ha pure Whis là. Capito? Cioè, è veramente una palla al piede. Ma veramente tanto. Devo capire bene, ragazzi, come affrontare quel team. È veramente sballato. Troppo. Buono, buono, buono. Mi piace questa velocità. Mi piace. Basta poco e si attacca. Mille l'attacco. La difesa. Sai quanto me ne frega. Tanto mo te li ammazzo tutti e due. Vai, 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 vai. Pompali, pompali. Bene così. Chiaramente il mio team non è definitivo, bisogna ancora migliorarlo e lo farò assolutamente, perché vedo che questi video vi piacciono e piacciono anche a me registrarli, quindi cioè piace anche a me registrarli. Big Bang! Attack! È sempre il principe lui, eh? È sempre lui. Bravo. Adesso Whis è tutta tua. Bam! Quanto basta? Occhio che lui ha caricato l'attacco supremo, eh. Attacco depotenziato, tutto depotenziato questo. Wow, che male. Ecco. L'attacco bonus lo avrei evitato, però sai, gli ho ucciso due miniature. Ha fallito l'attacco. L'ha fallito! Godo come un riccio! Godo come un riccio! Un riccio! Godo come un riccio! Allora. Può schierare quello di là, Whis. Però Gohan dovrebbe spostarlo. Che cosa fa? Che cosa sta facendo? Ha schierato solo Vegeta, perché? Ho capito. Vuole caricarsi l'attacco supremo. L'ho capito. Questa strategia, ragazzi, è vecchissima. Infatti lui ha più velocità. Cioè, vecchissima no, ma 2,90. Arca miseria, ha beccato il 300. O qualcosa di lì vicino. Mi muore il Vegeta, ma vabbè. Può capitare. Quanto mi toglie? 8.000. Boom. 1000 al suo attacco. Madonna, quanti danni pigliamo! Raga, salvatelo! Raga, salvatelo! Salvatelo perché questo me ne piglia una. Un fottione piglia. Boom, boom, boom! Bonus, bonus! Bravo! Bravo, Gohan! Andiamo! Portiamocela a casa sto match! Vai! Vai, Gohan! Vai! Boom, 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 boom! Schiaffi! Bang! E ora Whis! A te la conclusione di questo match. Signori, pam! E vince! E va a vincere il nuovo team, signori, contro il Vados Whis. Pazzeschi, pazzeschi. E queste situazioni mi rendono orgoglioso del mio lavoro. Sapete perché? Io il match precedente l'ho guardato 7 volte o 6, non mi ricordo. L'ho studiato alla perfezione e poi ho adattato questo team. Ragazzi, veramente una soddisfazione enorme. C'è anche il tempo per farne un'altra. Quindi, creazione della stanza, aspettiamo il prossimo avversario. Madonna, che goduria! Allora, ragazzi, ce ne siamo leggermente passati, così ho fatto una ricerca rapida delle partite ed ecco chi abbiamo trovato. Fi-Raio, livello 20. Io vedo una zanzara che mi gira intorno, io tra poco questa me la magno. Forza, forza, ragazzi. Impegniamoci, concentrazione, livello 20, più o meno come noi, quindi le miniature saranno su quel livello. 506 punti, quindi siamo anche lì. Scopriamo quale sarà il team avversario. Vediamo un po'.
Zamasu! Wow! No, ragazzi, io non l'ho mai visto nel match. Fatemelo vedere. Eccolo. Che abilità. 500 si può ripetere, recupera il 30% dei PS. Mazza, questo allora va fatto fuori subito. Lo facciamo fuori subito allora, qual è il problema? Ci proviamo. Vai, Gohan. Prego. Ah, si mette dall'altra parte. Ok. Va bene, va bene, va bene. Dunque, se tutto va secondo i piani, ok, dovrei buttargli giù due miniature in questo turno. Una sicura. Una. L'altra non lo so. Mo vediamo chi attacca per primo. Beh, si sta pompando la velocità. Abbiamo finito? Grazie, perché mi stavo un pochettino rompendo le balle. Ha schierato prima lui. 10.000! Ma dai! 2.90, mi accontento, dai. Magari non c'è il 300, godo. Godo! Godo, fatto bene! Ragazzi, non si gode mai delle sfortune degli altri, ma qui nell'Hero Colosseum godo! Vai, 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 Gohan, se... Nello scorso match hai fatto il devasto, spaccali tutti. Boom, boom. Sì, bonus. Madonna. Madonna, che bello. Ragazzi, new entry, the beast. The beast. Boom. Una bella pappina a sto insetto maledetto. E ora, vabbè, Whis si fa il suo attacco diretto. Niente di che. No, niente, niente di che, non direi, eh. Ciampa. Massacralo. Bonus, ciampa! Madonna! Madonna! Se gliela sciotto, veramente! Sbraco, eh! Madonna! Madonna! Sì! Buono! È così che doveva andare! Ma il nuovo team, ragazzi? Che pazzesco è! Vabbè, ci sta, ci sta! L'attacco bonus glielo devo concedere! D'altronde, gli ho fatto fuori due miniature, mica una! Adesso devo stare attento perché non posso lasciare nessun lato del campo scoperto. Si ripristina i PS, non ho fatto niente. Meno 100 all'attacco, meno 100 alla velocità, meno 70 alla difesa. Oh, che cosa cacchio fai? Come ti permetti? Quanto ha questo? 4.000 di attacco. Sarebbe da spostare qui. Magari togliere uno di questi. 1.500 e 1.200. Solo questo ha 4.000. Il mio ha 5.000. Quindi comunque sono più veloce. Vedete, raga, dovete essere anche un po' veloci a capire più o meno se siete più veloci, meno veloci e quant'altro. Perché è fondamentale in questa modalità. Bisogna essere un po' calcolatori. Ha caricato l'attacco supremo. Solo che a questo turno non può farlo. Va bene. Con la Genkidama lui è molto avanti. 8.600 per noi. Mi piglio. No, che culo! No, vabbè. Che culo, ragazzi. Se aspettavo, di là c'era il 2.90 e ce la facevo. Vabbè, pazienza. Tanto non muori, vero? Non muori, no. Che cavolo. Gohan potrebbe morire, potrebbe. No. Non c'è stato l'attacco bonus, meno male. Solo che questo mo' mi ignora la difesa. Vabbè. Forse l'ha fallito, l'ha fallito! Ragazzi, oggi stiamo trovando tutti quelli che falliscono gli attacchi supremi. Cioè, gli attacchi supremi, scusate, gli attacchi bonus. Vai Gohan, massacralo tuo padre! Bonus Gohan! Bravo! Bravo! Ma chi sei? Perché non ti ho messo prima? Vabbè, perché l'ho trovato mo'. Raga, una bomba! È una bomba! Massacra!
Dai, bonus pure qua. Beh, mo vuoi troppo, Mirko. Mo vuoi troppo. Bonus! Maledizione! Allora, meno 3%. Intanto togliamo l'indicatore supremo. Ragazzi, allora, ora c'è un problema. C'è un... No, in realtà il problema non c'è. Non c'è il problema, perché io posso giocare in questo modo. E in teoria lui perde. In teoria sì. Perché uno sono più veloce e attacco per primo. Quindi... Abbiamo vinto un'altra partita? Forse? Vai, vai, vai. Non lancia sta Genki Dama perché... Me fa incazz. Me fa incazz. Non te permette? 9.006. Se non ci fosse stato un risultato superiore al 200, sbracavo la PlayStation, proprio la aprivo così, a mani nude. Vabbè, è vinta, ragazzi. Gran bel team. Secondo me è un gran bel team quello che abbiamo creato. Tanta roba. Questo fa attacchi bonus a profusione. Cioè, non è che si calma, no. Lui, boom, 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 boom. Un mostro. Ragazzi, è mostruoso. Ma è strabiliente. Solo che noi vinceremo perché perde tutte le miniature. 6.000 gli ha tolto Goku. Pazzeschi. Boom, 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 boom. Addio Zamasu. Ciao. $70. No, ragazzi, sono emozionato. Sono emozionato perché personalmente questa è una vittoria personale. Personale perché, raga, questo team l'ho creato io. Cioè, le abilità le ho date io. E vedere che nel competitive si comporta così bene è una soddisfazione personale. Tanta roba. Ragazzi, allora, siamo a 28 minuti di registrazione. Tra poco si stoppa. Ma vabbè, questo a voi non mi interessa. Ragazzi miei, grazie al nuovo team vedrete nuovi video pazzeschi in questa modalità che tanto vi piace. Noi ci vediamo con il prossimo video sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!